Sebastiano Curci, dal 2020, ne è passata d'acqua sotto i ponti, ti saresti aspettato questo successo e questo entusiasmo? No, infatti sono contentissimo di questo evento e ringrazio soprattutto chi si è prodigato insieme a me a mettere insieme in pochi giorni, in poche settimane, perché volevamo fare un qualcosa in più rispetto alla rievocazione dell'8 settembre, avevamo ancora la targa del FAI da inaugurare, tra l'altro per questioni legate al Covid e tante vicissitudini non eravamo riusciti ancora a fare, diciamo, questo evento dedicato esclusivamente al Fondo Ambiente Italiano. Siamo riusciti a mettere insieme tutte le autorità che sono intervenute e questo ci fa onore come Comitato Civico e ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati a venire a presenziare, a intervenire e a promettere, speriamo bene, di darci una mano nel proseguire questo percorso a lungo termine, questo lo sappiamo, di rigenerazione e riqualificazione e recupero di questa struttura che è la Madonna del Monte. La serata, per concludere, dimostra, Sebastiano, che non era solo il tuo luogo del cuore. Assolutamente no, come ha tenuto a precisare anche il presidente del FAI, sono più di 2000 cittadini che hanno votato il luogo del cuore, quindi è un monumento che appartiene a Sala Consilina e non solo, perché molti voti sono venuti da altre realtà facendo conoscere a queste persone questo luogo che ci rappresenta.